Ciao a tutte e tutti, in realtà io ho sia un racconto che volevo fare a voi e a tutti voi e che poi si conclude anche con una domanda più insomma importante. Quindi io sono Virginia e faccio parte del comitato Essenon che forse molti e molte di voi conoscono e secondo me la vicenda che sta dietro al comitato Essenon è proprio, cioè insomma a quello che poi ha fatto nascere la lotta del comitato Essenon. Rappresenta proprio bene come il debito, l'economia basata sul debito, l'economia di guerra, come si diceva prima, va ad intaccare, tra le altre cose la natura, proprio in primo luogo, perché la storia del comitato Essenon, nasce per opporsi alla costruzione del supermercato Esselunga sul giardino Artiglieri della Montagna, che è un giardino che sta qua vicino, è uno dei pochi giardini in terra vera, quindi non su soletta, che c'è nel quartiere, ha moltissimi alberi decennali sul giardino. Tutta questa realtà ambientale bellissima sta per essere distrutta perché il comune nel 2012, quindi si parla di tantissimo tempo fa, ha deciso di vendere, proprio svendere il terreno, quindi il giardino, ad un privato e il privato è Esselunga. E fin qua quasi, quasi normale. In realtà la cosa veramente interessante è come tutto questo processo si è attivato, nel senso che noi abbiamo dei contatti diretti, e questo noi lo sappiamo perché tra l'altro abbiamo fatto un accesso agli atti in procura, perché c'è un procedimento penale, c'era, adesso è stato archiviato per prescrizione, c'era un procedimento penale contro Fassino e una serie di altri dirigenti dell'amministrazione comunale dell'epoca. Per le modalità in cui, con le quali questo giardino è stato aggiudicato ad Esselunga. Quindi noi abbiamo fatto un accesso agli atti e abbiamo scoperto tutta una serie di cose che adesso brevemente vi riassumo, ma proprio perché è importante per il debito e soprattutto forse ha delle origini in quello che hai raccontato nel tuo libro, quello a cui facevi riferimento prima, che io non ho letto, però insomma lo conosco di fama. E quindi la questione è che abbiamo un primo contatto tra Caprotti, che è il patron di Esselunga ormai con Fassino nel 2012 per via della proprio loro amicizia quasi fraterna, e quindi Caprotti dice a Fassino: mi interessa espandermi su Torino, come faccio, come lo faccio, dove lo faccio? E Fassino individua quest'area, questo giardino, questa zona ex Westinghouse, più in termini tecnici, e gli dice: c'è quest'area, facciamoci qualcosa. E però è tutto fatto non trasparentemente, cioè proprio io so che Esselunga vuole la zona, quindi faccio su un bando per costruire un centro commerciale. No, praticamente viene messa in mezzo una società partecipata, privata, però sto parlando della Ream, che è a partecipazione Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT. Quindi la Ream praticamente avanza una proposta, una dichiarazione di interesse su quell'area, perché è spinta da Compagnia di San Paolo e da CRT, che sono ovviamente spinte dal comune, e dice: ok, a me interessa quell'area. Perfetto, il comune dice: allora ottimo, facciamo subito un contratto preliminare immediatamente, e in questo modo si prende una caparra da parte della Ream di 5 milioni. Questi 5 milioni sono una specie di respiro incredibile per il comune, che in quel periodo era estremamente indebitato, e poi magari su questo è la domanda, cioè una delle domande che. In quel periodo il comune ha un buco di bilancio dovuto alle Olimpiadi e tante altre cose, le grandi opere che insomma che poi magari ci dirai meglio tu, e quindi si becca questi 5 milioni e respira, finalmente c'è qualcosa per coprire il buco di bilancio. Se non che la cosa non finisce qua, perché poi dopo Ream fa un accordo con Amteco e Maiora, che è un'altra società, che però ha un altro accordo con Esselunga, che alla fine Esselunga, alla fine di tutto questo giro, si aggiudicherà il prato. E questo appunto non fatto proprio contratto comune Esselunga, perché probabilmente anche legalmente non si può fare, ma tramite tutta una serie di giri per cui ci sono società metà private e metà pubbliche che si mettono in mezzo, però già avendo parlato con Esselunga e sapendo che poi alla fine sarà Esselunga quella che si aggiudica l'area.
e tanto fanno per far sì che Selunga si aggiudichi l'area, che fanno sì un bando pubblico, quindi aperto a tutti, però a tutte le società interessate, però in questo bando non scrivono che l'idea è quella di costruire un centro commerciale sul giardino, scrivono noi facciamo un centro congressi e poi ci sarà una piccola, piccolissima area dedicata ad attività commerciali. Una bottega. Esatto, una botteghina, no? Cos'era? Forse 25, no, 250 metri di SLP, qualcosa del genere, se non mi ricordo bene, poi insomma non sto a dirvi tutti i dati. E quindi, allora, la conferenza dei servizi che si occupa di valutare questo bando, non avendo questa informazione fondamentale, decide che non è il caso di far assoggettare questo bando alla VAS, che è la valutazione di impatto ambientale. Questa conferenza dei servizi viene fatta in pochissimo tempo, 20 giorni, e tra l'altro alla fine del 2013, quando stava per essere chiuso il bilancio del 2013, quindi proprio con la pressa di dire oh, chiudiamo il bilancio e quindi facciamo in modo che questo bando sia aperto a poche società pre-individuate, in realtà poi non formalmente pre-individuate, però di base sapendo tutti i contatti che c'erano stati tra Esselunga e tra Fassino, cioè viene da dire vabbè, è ovvio che poi sapevano che sarebbe andata ad Esselunga quell'area. Quindi la conferenza dei servizi non assoggetta il bando alla VAS, quindi non viene fatta nessuna valutazione di impatto valutazione ambientale strategica, quindi dell'impatto che poi il progetto avrà a livello ambientale sull'area. Si presentano due società a questo bando, una è la Novacop e l'altra è questa Amteco di cui vi parlavo prima, con la quale Esselunga aveva un accordo che poi Amteco gli avrebbe venduto la superficie, e quindi però la Novacop poi si tira indietro perché dice no, io però su questa zona ce lo voglio fare il centro commerciale e quindi non posso farlo perché non c'è la VAS, cosa faccio? Mi prendo la zona, poi devo fare la VAS mi dice che non posso realizzare il centro commerciale e quindi mi tiro indietro. E quindi perfetto, non c'è più nessuno su questo bando tranne la nostra Amteco, che alla fine si aggiudica il terreno, paga 8 milioni così sull'unghia al comune e dopo due anni, perché questa, l'aggiudicazione del territorio avviene, del terreno avviene nel 2016, per due anni Amteco non paga quello che deve pagare, il comune continua a sollecitare, dopodiché il comune si rompe e dice boh, adesso risolviamo il contratto perché voi non mi state pagando. In quel momento tac, subentra Esselunga, perfetto, paga quello che deve pagare e si prende il giardino. E adesso praticamente il giardino è di Esselunga formalmente, proprio, cioè è stato venduto, c'è un contratto, il giardino è di Esselunga. E la cittadinanza ha fatto di tutto, cioè dal 2013 ci sono i comitati che sono nati per la zona ex Westinghouse, hanno fatto osservazioni formali al comune, si sono presentati alla conferenza dei servizi dicendo occhio che quell'area ha un pregio ambientale, non potete farci un supermercato, un centro congressi. E dopodiché c'è stato un attimo di silenzio in questi anni, recentemente la cittadinanza si è di nuovo riattivata, quindi abbiamo creato il comitato Non, le associazioni ambientaliste che già ci avevano lavorato sono tornate a battagliare su questo tema e ciò nonostante quello che siamo andati in comune più volte a parlare con chi ha il potere di prendere queste decisioni e ci dicono vabbè, ma l'area ormai è venduta e i soldi per ricomprarla non ce l'abbiamo, ma se volete dateceli voi i soldi per ricomprarla, se qualcuno mi dà i soldi io me la ricompro la zona. E tu dici, nel senso, noi cittadini ti stiamo chiedendo di riprenderti quella zona perché è un'area di pregio ambientale e l'unica barriera che abbiamo contro i cambiamenti climatici è salvare ogni microscopico pezzo di terra, proprio ogni albero, ogni zolla di terreno deve essere salvata, e te lo stiamo chiedendo Torino, che sei nella lista delle città più inquinate d'Italia tutti i giorni, il livello di PM10
assurdo e tu ci dici non abbiamo i soldi per ricomprarlo, mi dispiace non abbiamo i soldi. E quindi c'è di nuovo questa arma poi del debito che viene usata, cioè io non posso farlo, io vorrei farlo ma non posso farlo perché non hai soldi, e perché non hai soldi perché siamo indebitati fino al collo e quant'altro. E quindi questa era proprio un'osservazione sul dire il debito usato come arma, come modo per coprire buchi di bilancio pregressi in tutti i modi possibili, vendendo quello che possiamo vendere, e quello che possiamo vendere sono i prati, i giardini. E quindi questa era appunto la storia che volevo raccontarvi, e la domanda che volevo farvi, la riflessione, la domanda intanto era insomma capire, far luce se si può in poche parole su questo debito pregresso nel 2012 che ha portato poi il comune a fare investimenti scellerati e a recuperare i soldi dovunque poteva recuperarli.